Se uno fa già l'avvocato in Italia, cosa deve fare? Ed è in qualche modo conveniente venire a fare l'avvocato in Svizzera? Nell'intervista di oggi parleremo con Andrea Valsangiacomo, avvocato che dopo gli studi in Italia si è stabilito in Ticino e più precisamente a Lugano. Cosa serve per svolgere questa professione in Ticino? Quali sono le differenze con l'Italia? Chiediamolo direttamente a lui. Ascolta, già l'ha visto dal titolo, sei un avvocato notaio in Canton Ticino, attivo qua in Canton Ticino. Come si differenziano le due professioni? Perché sei tutte e due queste cose? Perché in Svizzera non c'è la separazione delle carriere, come ad esempio c'è in Italia. Non tutti gli avvocati possono essere notai, ma tutti quelli che vogliono diventare notai devono essere prima avvocati. Sono due pratiche Ok. diverse, con tempistiche diverse, sono 2 anni di pratica da un avvocato per diventare avvocato dopo aver passato un esame, quanto in Italia ad esempio. Per il notariato vado a memoria, sicuramente 1 anno di pratica e poi si fanno 1 mese all'ufficio del registro fondiario e 1 mese al registro di commercio prima di avere l'abilitazione per sostenere l'esame. Tu come mai hai scelto di fare questo lavoro? Cosa ti ha portato al mondo dell'avvocatura e del notariato? No, insomma, notariato, Riuscirò a farlo. ok. Ce l'ho un po' nel DNA, nel senso che il papà della mia mamma era un avvocato in Italia, la mia mamma era italiana, penalista, e il mio papà è un avvocato e notaio in Svizzera. Io ho vissuto in Italia, ho fatto tutte le scuole in Italia, e la mia idea era quella di rimanere di fatto poi in Italia. E quando poi mio nonno, per motivi di età e salute, non poteva più garantirmi quel futuro, mi sono trovato nell'alternativa: ricomincio in Italia o vado in Svizzera, e ho pensato che le cose brutte sono i rimpianti, che sono quella cosa che quando ti capita non puoi più tornare indietro, e ho detto faccio questa scelta e sono venuto qui. E appunto mio padre, essendo avvocato e notaio, ha potuto farmi la pratica sia avvocatura che notariato insieme. Visto che hai studiato in Italia, ne approfitto per farti una domanda che a tanti interessa. Cosa deve fare un avvocato italiano o comunque qualcuno che si laurea in Italia per venire a lavorare in Svizzera? C'è qualche pratica particolare, un riconoscimento della laurea, insomma? Prima di tornare a parlare con Andrea, volevo invitarti a visitare il nostro sito www.cambiavalute.ch. Se sei un frontaliero o comunque necessiti di cambiare franchi svizzeri in euro o viceversa, sul nostro sito il cambio lo puoi fare online, risparmiando tantissimo rispetto ai cambi tradizionali. Ti lascio il link in descrizione per dare un'occhiata al sito. Torniamo a parlare con Andrea. Allora, sono relativamente ferrato perché non essendomi capitato personalmente, nel senso che io ho fatto il riconoscimento del titolo italiano in Svizzera e da quel punto di vista non ci sono problemi. Poi ci si iscrive ad un albo particolare dove hai un cosiddetto chef du stage, vale a dire un avvocato che ti prende sotto la sua ala protettiva e garantisce A di farti fare la pratica e B di seguirti per quelle che sono le pratiche che necessariamente la tua esperienza non ti consiglia di trattare. Mi pare che sia per i primi 2 anni che si possa essere iscritti in questo albo parallelo. Dopodiché, sostenendo un esame, si può essere sostanzialmente parificati ad un avvocato svizzero ed esercitare come se fosse un avvocato svizzero. Questo è lato avvocatura. Lato notariato, la questione si complica e di tanto per un cittadino italiano o europeo o straniero, comunque sia, nel limite in cui per diventare notaio bisogna avere la nazionalità svizzera, o di nascita o di acquisizione, visto che l'acquisizione più o meno porta via un 10-12 anni. Raramente, almeno che io sappia, non ho mai sentito un avvocato italiano si è trasferito qui, è diventato avvocato in Svizzera, abilitato e poi ha fatto l'esame di notariato perché deve aspettare pure di diventare svizzero, diventa un po' complesso. So bene che è lunga la procedura di naturalizzazione, visto che io ci sono quasi, però, perché ho già ricevuto l'attinenza dal comune di Chiasso, quindi dovrebbe essere solo questione di tempo. Finger Detto crossed. questo, visto che appunto tu hai studiato in Italia e comunque hai dei legami ancora ovviamente con il mondo italico, come si lavora qua in Canton Ticino nel tuo settore? I rapporti con l'Italia si hanno spesso, non si hanno? Qual è il grado, diciamo, di vicinanza nel tuo settore con la vicina Italia? Beh, va da sé, la Svizzera divisa in 26 cantoni, uno solo di prettamente lingua italiana, il Canton Ticino che guarda caso confina pure con l'Italia, quindi è ovvio che siano parecchi i rapporti fra Italia e Svizzera, sia dal punto di vista della clientela, sia dal punto di vista di
colleghi. E le differenze sono tantissime fra Italia e Svizzera. Io che ho lavorato, o comunque fatto 4 mesi di pratica di avvocatore in Italia prima di trasferirmi, le differenze dal punto di vista dell'esercizio sono spaventose, soprattutto io direi a livello di analiticità delle fonti. In Svizzera ci sono pochi codici scritti in modo semplice, alcune volte se vogliamo anche un po' troppo semplice, ma chiari, riconoscibili e consultabili in modo semplice. E l'Italia, io voglio un gran bene all'Italia, sono metà italiano, la mia mamma è italiana, ci ho vissuto e la conosciamo, è fatta di cavilli, è fatta di norme spesso complesse, è fatta di dover ricorrere per rispondere a un singolo caso a regi decreti, abrogati, regolamenti europei, decreti legge. È monolitico l'affrontare la soluzione del caso in Italia. Non, prima ancora di capire che risposta dare è dove andare a cercarla, perché non c'è un solo codice. Quindi Ok. diciamo che è un po' più complesso, volutamente o no, è più complesso. In Svizzera invece quindi gioco forza è tutto più semplice. Tu consiglieresti ad un avvocato italiano di venire a lavorare in Svizzera? E se uno fa già l'avvocato in Italia, cosa deve fare? Ed è in qualche modo conveniente venire a fare l'avvocato in Svizzera? Allora, se parliamo del contenzioso, diciamo che la vera grossa barriera è il diritto sostanziale, intendo gli istituti, la proprietà, il condominio, sono quelli. Il diritto sostanziale, il diritto procedurale, va da sé che in Italia hai le corti d'appello, le cassazioni, qui hai la corte d'appello sì, ma hai il tribunale federale. Vuol dire tutto quello che è procedura. È un dovere cominciare da zero a studiare e impratichirsi in qualcosa che nulla ci azzecca se hai studiato in Italia con quello che hai studiato. E quindi il contenzioso ha questa barriera. Il non contenzioso non necessariamente bisogna iscriversi ad un albo perché lo si esercita. La convenienza è in Italia, io ho tanti amici che fanno la professione, tanti che hanno studiato con me. E so che si fa veramente fatica. Qui in Svizzera le proporzioni sono minore. Ti faccio un numero più o meno largo circa, prendilo con beneficio: 300.000 persone in Canton Ticino, 800 più o meno avvocati. In Ok. Italia credo che siano, anche se so che ultimamente stanno cercando di avvitare un po' di più la vite, molti di più in proporzione, per cui è più difficile emergere e quindi. Mi dai un dato che veramente mi stupisce perché pensavo sinceramente che ce ne fossero molti di più di avvocati solamente qui sul territorio svizzero. E quindi c'è spazio volendo in qualche modo per chi magari anche sta decidendo cosa fare nella vita qua in Svizzera e volesse diventare avvocato. Cioè, facci capire un po' lo stato dell'arte di questo settore, il mood, diciamo. Domanda alla vedova e anche il tuo sogghigno. È chiaro, c'è spazio, sì, c'è spazio. E ci sono, tu parlavi hai preso l'attinenza, hai fatto un esame per diventare svizzero. Ma da sai che la Svizzera si sa è, ma non è nella comunità europea, cioè lo è per accordi, ma non lo è per status. E quindi tutto quello che è l'accesso di cittadini stranieri all'acquisto della proprietà, alla cittadinanza e in questo caso all'avvocatura passa attraverso un esame. Quell'esame va da sé che è fatto da chi poi si troverà ad avere competizione da parte di chi sostiene l'esame. In qui, senza andare troppo nelle specifiche di che cosa può avere in più l'italiano o di meno rispetto allo svizzero, si entra nel campo di ma conviene agli esaminatori accettare in maniera importante l'ingresso di avvocati in Italia e non mi farei dire tanto di più. Ho capito. Quindi diciamo che un pochettino esattamente come anche la naturalizzazione, insomma, c'è una gran parte che non è tanto felice di aprire le braccia, ovviamente, che da un certo punto di vista è anche giusto, eh. Devo dire che, visto che lato naturalizzazione è un qualcosa che sto vivendo io in prima persona, ci sono momenti dove o sei davvero intenzionato a diventare svizzero e ci credi veramente, altrimenti getti la spugna. Posso dire che da buon futuro svizzero sono anche un po' d'accordo su questo modus operandi, perché ho visto tante persone magari diventare italiani e non sapere nemmeno che cos'è la Costituzione, da italiano mi girano un po' le scatole. In Svizzera questo non succede perché i nomi dei laghi li devi sapere prima di fare l'esame. Ecco, quindi insomma, da questo punto di vista sono un po' nazionalista, quindi capisco che possa esserci un po' di frizione. Invece, una domanda invece molto più pratica: quali sono le differenze sostanziali, chiaramente se ce le puoi raccontare in breve,
tra la tua attività in Italia e quella in Svizzera? Cioè, ci hai già detto appunto un po' di differenze proprio per quanto riguarda l'appello, la Cassazione e il Tribunale federale nel caso della Svizzera. Quali sono invece anche le altre differenze che magari vedi, sentendo e vivendo con colleghi italiani? Allora, la prima differenza è linguistica, perché sappiamo che la Svizzera ha 3-4 lingue nazionali, parliamo delle principali, italiano, francese e tedesco, e considerato che se la Cassazione a Roma e i tribunali federali sono in Svizzera interna e i cantoni dei 26 pesano in maniera considerevole quelli di lingua francese e di lingua tedesca, la maggior parte della giurisprudenza è in lingua francese o in tedesca. Stimerei un 90% contro il 10% di lingua italiana. Pertanto già il non avere una lingua nazionale, francese o tedesco, come buon livello di conoscenza ti crea delle difficoltà. In realtà, oggi si possono tradurre da DeepL, tutto, GPT, tutto quello che si vuole. Però, ecco, non è mai come parlare la propria lingua o leggere una sentenza nella propria lingua. Ci sono dei cavilli, delle cose che uno coglie solamente se parla nella sua lingua madre. Quindi la prima questione, direi, è linguistica. Poi ci possono essere questioni di durata, perché è vero che nell'immaginario collettivo la Svizzera è precisa, puntuale, veloce, lo è molto, moltissimo rispetto all'Italia, ma non è nemmeno così veloce come ci si immagina. Ciò detto, so che l'Italia è veramente, veramente lenta. Per cui i processi, i procedimenti durano tanto, comunque sia in assoluto, in relativo, rispetto all'Italia, comunque durano molto meno. Proprio per un discorso di 26 cantoni per 6 milioni di persone. Ogni cantone fa storia a sé nei primi due gradi di giudizio, per cui è chiaro che l'evasione delle procedure sia un po' più agevole che in un contesto regionale, come mi sembra di ricordare sia in Italia. E lingua, la durata e poi l'esercizio. Allora, sull'esercizio ti dico, in Italia ormai, proprio dato il numero di avvocati che esercitano la professione, è strettamente necessario la specializzazione. Ok. E senza andare in questioni troppo di diritto dello sport, prendiamo un caso abbastanza facile da comprendere, che dia l'esempio. Il diritto del lavoro in Italia è una branchia del diritto assolutamente battuta sia dal punto di vista della clientela che dal punto di vista dell'avvocatura. Ci sono state lotte di partito, ci sono state tutta una serie di norme entrate nella Costituzione e nei codici italiani che giustificano che ci siano avvocati dediti esclusivamente al diritto del lavoro. Anzi, è necessario affidarsi a questi quando si hanno problematica. In Svizzera ci sono avvocati che sono conosciuti per fare diritto del lavoro, ma non c'è nessun, da quello che mi risulta, parlo di Lugano, avvocato che fa solo diritto del lavoro. Ok. Perché per il numero di casi e il numero di situazioni che si possono avere non giustifica lo specializzarsi. Questa è una differenza, secondo me, rilevante, perché l'avvocato italiano che è specializzato in diritto del lavoro, non dico che non sappia nulla di penale o di amministrativo, per carità, ma eccelle in quello e fa solo quello. Qui si può essere un po' più miscellanei, passami il termine. Ok, beh, questo può essere un vantaggio perché tante volte la iperspecializzazione in qualsiasi settore alla lunga non è mai un qualcosa di buono, secondo me. Quindi avere magari una visione un po' più ampia di tanti argomenti poi consente di essere un po' più resilienti spesso in casi magari un po' più particolari. Hai parlato di lavoro, visto che chiaramente il Ticino, come tutti i cantoni che sono vicini a una frontiera con uno Stato europeo, è ovviamente interessato dal fenomeno del frontalierato, che rapporti hanno i frontalieri con gli avvocati svizzeri? Ti capita di dover difendere dei lavoratori frontalieri? Anche qui, raccontaci un po' com'è dall'interno il mondo dei frontalieri per voi avvocati. Beh, sì, sicuramente i rapporti fra datore di lavoro svizzero e frontalieri, italiani o di qualunque nazione si siano, è all'ordine del giorno. Ci sono numerosi controlli per verificare che i frontalieri siano pagati alle stesse condizioni dei dipendenti svizzeri, perché evidentemente norme di diritto internazionale impongono che ci sia una reciprocità. E in Svizzera, nel diritto del lavoro, ci sono molte norme che prevedono dei minimi sindacali salariali, minimi che peraltro, se rapportati al vicino del paese, determinano che per professioni dove in Italia, non voglio usare il termine si fa la fame, ma oggettivamente il salario è basso, qui si guadagnino salari potenzialmente da manager italiani. Quindi
le principali dal punto di vista della mia attività, rapporti, interazioni con il mondo del frontalierato sono rispetto al frontaliere i crismi minimi per cui dovrebbe essere tutelato un lavoratore svizzero e se sì e se no l'ispettorato del lavoro va da sé che faccia una serie di indagini perché il datore di lavoro non può sacrificare il lavoratore svizzero per assumere il frontaliere. Frontaliere che in Certo. Italia vive uno status di eccellenza totale perché il vero bingo è sostanzialmente chi non vive nella costosa Svizzera, ma lavora nella generosa Svizzera e spende nella meno costosa Italia. Da lì tutta una serie di invidie, di discussioni fra i vari stati, Italia e Svizzera, prendiamo il caso, di come si regolano i rapporti di tassazione e quant'altro. Lato legale, sostanzialmente, a parte le code che si fanno per venire a lavorare, perché si sa che l'afflusso e il deflusso dalla Svizzera portano a ingorghi non irrilevanti, dal punto di vista legale è più che altro il discorso di reciprocità, il discorso di trattamento del salario dei cittadini. Cittadini italiani frontalieri che vengono tassati alla fonte, quindi loro ricevono sostanzialmente il netto perché è il datore di lavoro che gli preleva quello che sono i Certo, contributi previdenziali dall'ARPA certo. statale. E capita invece che tu debba magari difendere delle aziende svizzere che vengono in qualche modo attaccate o accusate appunto di qualcosa da parte di un frontaliere o di un lavoratore? Beh, insomma, patticchiare amicizia lunga, il mondo. Un tema abbastanza ricorrente qui in Svizzera è il mondo della ristorazione, dove effettivamente ci sono numerosi contratti che prevedono un minimo sindacale e dove molto spesso è difficile, dati i costi, ad esempio, di locazione e di assunzione di camerieri, rispettivamente cuochi e quant'altro, riuscire a sbarcare lunario. Per cui ci sono, qui lo dico, qui lo nego, varie situazioni nelle quali vengono fatte delle retrocessioni, cioè al dipendente vengono pagati i contributi al 100%, ma poi al dipendente che vive in Italia e gli basterebbe molto meno retrocede una parte. Ho Non capito. scoperchio nessun vaso di Pandora è una cosa abbastanza conosciuta, per cui ecco, queste situazioni possono creare problemi non solo civili, evidentemente anche penali, sono norme che garantiscono Certo. un po' tutto il sistema. E capita. Purtroppo capita, non è Chiaro. tutto oro quello che luccica, la Svizzera si sta bene, si guadagna bene, ma si spende anche tanto, quindi Certo. con troppa faciloneria che si dice, ah, andiamo tutti in Svizzera che si guadagna tantissimo, sì, costa. Certo, guarda, infatti io spesso mi chiedo quando magari vado in un ristorante a Lugano piuttosto che insomma a Chiasso in Canton Ticino, conto il numero di dipendenti e dico: mamma mia, ma questi come fanno a campare con il minimo salariale che devono dare a un cameriere? E quindi evidentemente tanti si affidano poi a metodi poco legali. Andrea, io direi che ti posso lasciare andare, sei stato gentilissimo a raccontarci un po', a farci vedere un pochettino il mondo in cui operi tu dalla finestra. Speriamo di non aver mai bisogno di te, anche se poi prima o poi. E soprattutto gli imprenditori dall'avvocato ci passano, Lo ovviamente. dicono i medici, i becchini, gli avvocati. Sì, è vero, spero non avrete bisogno di me, ma se fosse, sai chi sono, sai dove Io sono. comunque lascio tutti i tuoi contatti e i tuoi riferimenti in descrizione e posso anche dire appunto che per esperienza personale sei un grandissimo professionista e non posso fare altro che consigliarti. Ti ringrazio, Luca, è stato un vero piacere.